Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su Formula 1 2016. Allora, ci eravamo lasciati qua, in attesa di iniziare il weekend di gara di Baku, in Azerbaijan. Allora, sì, sono già andato nella sessione di qualifiche, quindi niente, non ci resta che ascoltare la segreteria telefonica e poi iniziare appunto quest'ultime. Ciao, sono Emma. Stamattina mi hanno comunicato gli obiettivi per le qualifiche e ora ti dico. 19esimo, vabbè, solito Bottas e Verlaine sconfitto. Vale. Computer, vediamo un po'. Non abbiamo, credo, infatti, i punti risorse per poter migliorare l'ultimo, diciamo, dei primi miglioramenti da fare, ovvero l'efficienza del carburante. Niente, detto questo, andiamo a qualifiche. Come vedete, per chi non avesse visto i video precedenti, dalla cosa là, quinta posizione pilota, invece quella striscia, no? Colorata a pezzettino rosso. Per ora la stagione sta andando male perché abbiamo iniziato bene e adesso siamo clamorosamente in discesa, cioè si sta andando giù in picchiata. E quindi niente, bisognerebbe anche, anzi soprattutto, migliorare le nostre posizioni finali, appunto le Dopo le prestazioni. prove Tutto libere, il questo lo circuito è dico per più chi, come ho detto compatto, prima, ma i non nostri avesse visto i piloti video dovranno comunque precedenti. affrontare Non una esce il dura lotta sole, per la perché anche se non pole. l'avete visto, per Benvenuti quanto in riguarda le prove, Azerbaijan per le diluviava. Meno male, qualifiche. almeno nelle qualifiche c'è il sole. Se va meglio così. Allora, vediamo un po'. Sto pensando all'assetto, no? L'assetto, anche se c'è tutto per rettilineo grosso, no? Io direi di lasciare comunque quello predefinito, quello del 3, cioè il terzo. Fatemi vedere le gomme. Regola dovrei avere. Ok, le super morbide. Le ultramorbide, anche volendo, non ce l'abbiamo. Va bene. Ok, quindi in posizione mandiamo avanti il tempo come sempre per vedere un po' più o meno quanto fanno gli altri ed eventualmente che tempo fare per poterci qualificare i 19esimi. Arrivo a 7, siamo, vai. Ok, 19esimo è 1,49. Sì, vabbè, 5,58. Ma vediamo un po'. Sì, ok, non c'è niente, vero, da sistemare, no, perché sai. Nel video precedente ho avuto dei problemi con questa regola del parco chiuso, perché ci ho dormito parecchio. No, regola no, giro veloce. È iniziato, comunque il giro, cioè il nostro giro veloce, ero concentrato, quindi sono stato zitto. Diciassettesimi, non male, eh. Probabilmente potevo fare qualcosina di meglio, però mi accontento sicuramente, meglio così. E dico questo perché che potevo far meglio, perché in quel tratto di pista dove c'è quel sinistra-destra, un otto stretto, lì sinceramente, anche se voi non l'avete visto, ho perso qualcosa. Meno male, non ho preso incredibilmente botte perché Baku, ragazzi, non è da Le qualifiche sottovalutare, sono non è come Monte terminate, siamo Carlo, non è pronti da per un'altra sottovalutare. entusiasmante Già gara domani. settesimo, Le andiamo, vai, prime ciao, tre Verlaine sono sotto. Hamilton, Vai, due obiettivi Raikkonen su e tre ci Sebastian abbiamo Vettel. fatto, Per però ora vi Roma, salutiamo, Bottas ma vi no. diamo appuntamento Dicevo, domani per il Gran non è Premio. come Monte Carlo, però che Baku a livello di difficoltà non è da sottovalutare, almeno questo per me. Comunque, adesso andiamo alla gara, vediamo un po' quali saranno gli obiettivi. Tanto arriva, no? Arriva. Ora non si presenta nemmeno più, chiama o sì, dalla segreteria telefonica, nostra cara amica Emma. A regola, fa vedere, mi si è recuperato a regola qualcosina. Prima di ascoltare la segreteria, fatemi fare una cosa, perché abbiamo precisamente i punti risorse per poter dare, anzi fare la miglioria. Ok, vai, così a regola nel prossimo weekend dovremmo essere a posto. Era meglio ascoltare la segreteria perché tanto poi il computer lo dovrei riaccendere, Ciao, ma va sono bene Emma. così, Volevo anche se solo sono un po' dirti cosa si brodo. aspetta il team da te. 19esimo, Bottas e Verlaine, stesse ossa più o meno, no, stesse identiche cose per quanto riguarda, anzi, alle qualifiche. Vai. Sì, volevo dire, sono gli stessi obiettivi che ci ha dato per le qualifiche, ok? L'ho detto. Dai, iniziamo questa gara, vediamo un po' come andrà. Allora, eccoci qua. Strategia di gara, si sceglie sempre quella da un pit stop solo, in questo caso al quinto giro, e si passa dalle super morbide alle morbide di gomme.
Siamo alla gara, speriamo bene, perché secondo me qui la possibilità di prendere le legnate ci sono alti. Partenza. Buona. Buona. Occhio, via. Si va all'interno. Se ne mette, c'è più possibilità di superare. Sì, qualcosa deve essere fatto, maledetti fermi. Vai. Buono, quanto siamo? No. Cerchiamo di tenere, perché qui è un casino. Buono, ottavo. Super partenza, eh. Bene, vedi a darmi le botte, sono riuscirai tutti. Bene, adesso sono incastrati lì. Va bene sì. Manu se ne fa rigare. Bene sì però. C'ho piacere, così impara a superarmi quando non può. Oh! Verlaine si deve ritirare, mi dispiace, mi dispiace. Bene, vai, grazie Verstappen per avermi voluto superare lì, aver preso la botta di esserti rigirato tutto, in modo tale appunto da far sì che tanta gente si ritirasse, tra cui Pascal, probabilmente. Via, riprendiamo, si supera botta, se ci si prova, ci si prova. Piano, 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 ma contento di botta, si fermi tutto. Botta se dovesse, vai dietro, vai dietro! Ci si fa male, ci si fa male. Bravo, vai dietro. Ma dalla Ferrari? No, ma questi sono miei. Questi non sanno guidare, posso io il cane. Ma avete visto? Avete visto cosa ha fatto Chiara Vettel, se non sbaglio? No, c'ho l'ansia, perché qui basta. Boh, bimbi, son terzo, son terzo, bimbi, son terzo! Attenzione, io ve lo dico, se posso provo anche a superavvertere, se mi riesce. Allora, lì si può prendere la scia, vai Ciccio, vai Ciccio, vai Manu, ma me la prende! Ma come la prende? Ma come la prende? Super Manu! Facciamo cazzatore, non facciamo stronzate, non facciamo stronzate! Dai, rimaniamo secondi, dai! Ora si va alla caccia di Hamilton. Va a vedere che botta faccio, eh. Boh, ve lo giuro che se faccio la fine del Canada, come mi incazzo! Dai, cerchiamo di non far cazzate davvero, almeno una volta. Bene, Vetti, mi fa piacere, vai, rientraci. Vabbè, rientra anche Hamilton. Momentaneamente ragazzi sono primo, però di Hamilton nelle box, quindi cioè, in realtà non lo sono. Però sono secondo, a regola. Salvo cazzate, anche se dovessi poi andare box dovrei riuscirne secondo. Di regola. Poi boh. Allora, in regola bisogna rientrare box. Questo giro qua, attenzione perché questi box sono poco simpatici, almeno l'entrata è poco simpatica. Vai, ce l'abbiamo fatta. Ho dovuto un po' rallentare perché sinceramente mi sono cato parecchio addosso. Sta a vedere poi magari becco il coso. Faccio tutta la macchina, butto via tutto. Beh, Perez, Grosjean, Hamilton, l'ho risuperato. Maledetta la miseria. Vai. Dove vuoi? Vai, via. Riprendiamo. Regola lui davanti, Ericsson deve andare a boxe, quindi non facciamoci fregacco, non lo so, vari sorpassi, tanto ci va da solo a boxe, supera da solo. Vieni Ericsson, fatti prendere la scia.
Mamma mia, ho preso la botta, non ci voleva, vabbè, però, infatti, è giallo. Occhio, Simoncino, stai attento. Dai, bello, si prende Erickson, dai. Mamma mia, un'altra botta, dì, ma un'altra botta, meno male, la è gialla, dì. Com'è mai rapido si dimentica? Poi, allora, sembrerebbe che tutte quelle davanti, siccome si danno noi a vicenda, ripeto, sembrerebbe vadano più lente di me. E infatti, come vedete, piano piano sto recuperando, sperando di non far cazzate, insomma, però sto recuperando. Io questa cosa la potrei sfruttare. Allora, in regola non vorrei dire la cazzata, sia Perez che Grosjean, so che c'è Grosjean perché me lo ricordo, in regola, perché me l'ha detta la radio. Loro dovrebbero rientrare ai box, quindi Hamilton poi rimarrebbe l'unico, diciamo, effettivamente davanti a me. Però se loro lo fanno rallentare, potrei anche, sicuramente no, provare in futuro, diciamo, nella gara a superarli. Vediamo un po' come andranno le cose. Rimango fiducioso. Allora, un'andata box, chi è? Grosjean, andata box, ok. Uno lo sapevo, allora manca Perez. Il problema è che Hamilton non c'ha più nessuno davanti, quindi possibilità di rallentamenti non ce n'ha. Peccato. Vabbè, oh. Alla fine se si deve essere secondi, bimbi, posizione di tutto rispetto, eh. Mamma mia, meno male. Ho rischiato, per l'ennesima volta. Va a finire che loro rallentano, ma a me, altro che. Me ne va di uno, vai. Mettiamo la grassa. Allora, stiamo per iniziare l'ultimo giro. La condizione attuale qual è? Allora, come da copione, le Mercedes si stanno andando. Io mi trovo nel mezzo, sia Hamilton che è primo e a Rosberg che è terzo. Addio, mamma mia. Il problema qual è? Che ormai, vabbè, Hamilton è irrecuperabile. Cambio rosa perché sennò qui si rischia troppo. Dicevo, Hamilton è irrecuperabile perché va troppo veloce e non ce la faccio. Devo stare attento a Rosberg che ultimamente, seppur di poco, mi recupera, mi sta recuperando. Boh, manca un giro, guardiamo un po'. Anzi, manca un giro, meno di un giro. Siamo alla fine, eh. Occhio a queste urvette V che sono maledette, che se le prendi male vai in domo, addio, vai, una presa male, una. Vai, ci siamo più o meno, vai, 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 vai. Rosberg è lontano, non ci sono a regola possibilità di uscire queste cazzate varie. Aspetta, no, ho parlato troppo presto. No! No! Vai, 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 vai! E andiamo! E andiamo ragazzi! Secondi! Secondi! Secondi con la mano! Ci siamo rifatti dopo tutte quelle gare di merda fatte in passato, in precedenza. E andiamo. Mamma mia, Rosberg e Bimbi. Io vi dico solo che a metà giro era più o meno a 3 secondi da noi, 3-1. Ora voglio vedere quanti Luca, erano. Aspetta, però cosa voglio credi vedere che abbia tutto il fatto la filmatino anche differenza? se devo, vabbè, il La vincitore settica ha Hamilton. chiaramente Voglio sconvolto la vedere gara. com'è perché non Difficile ci sono stabilire mai cosa arrivati, sarebbe quindi. successo senza il suo ingresso, Visto ma senza però il dubbio ha dietro della saputo nostra sfruttarla al meglio cronometro. e tenere una buona posizione. Davanti, Ed ecco i vabbè, no, piloti si che va sul salgono sul podio, podio eccoci, dopo fammi un'ottima vedere. gara. Sono stati fantastici, come Eccomi lì! sempre, ed è una Madonna che vittoria son davvero brutto meritata. lì. La Mercedes oggi si Magica porta a casa la Manor. vittoria. Comunque, voglio vedere. Vabbè, tanto era c'è tutta E la dopo rosina. questa Un gara giorno, diamo ragazzi, ci un'occhiata saremo alla anche noi. classifica del Mondiale Piloti. Alla Non è stato fine, il weekend cioè, migliore per il primo Hamilton. Sì, Hamilton. classificato. Vede ridurre Rosberg, il proprio se non vantaggio in sbaglio, è vetta. Vorrei arrivato farti a una domanda, Luca. Secondo meno te, di un chi è il secondo da pilota del noi? giorno? Cioè, Senza calcolate dubbio, davvero il che. pilota della Menor, ha lottato con A coraggio metà e ha giro è capito a che 3 aveva un secondi e passo di 1, gara tipo. incredibile. Oggi è Quindi fate voi i stato vostri il. conti. Però alla fine ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo arrivati secondi sul podio. Incredibile. Era una gara. Anzi, non era assolutamente una gara semplice, almeno per me. Ho avuto parecchie ansie, perché c'era quelle curve che se sbagliava qualcosina, bam! Come è successo 2 volte, infatti, ti facevano sbandare. Meno male, meglio per noi, non si è rotto niente. Cioè, si era un po' danneggiata l'ala, però. Niente di devastanti. Insomma, bene così. Bottas e Puppa, perché c'è anche il discorso Bottas. Cioè, 3 su 3 a livello di obiettivi. Bonus, hai recuperato tanto anche sulle aspettative. Bene, quindi avviamoci al prossimo weekend. Ehi, come stai oggi?
è arrivato. Eccoci qua. Delle migliorie. Nuovo potenziamento, chiamiamolo così, a posto che miglioria. Bene. Ora voglio vedere come siamo messi comunque a livello di classifica di scuderia, io di prestazioni. Bene, efficienza carburante, computer. Vabbè. Siamo terzi ultimi e siamo lì lì con la McLaren, l'asse forse un po' troppo, però siamo lì lì con la McLaren, buono così. Allora, come avete visto, il nuovo Gran Premio, insomma il Gran Premio, quello che dobbiamo effettuare in Austria, a Spielberg, niente, e ci vediamo alle qualifiche, lascia le prove, vabbè, ma io salto, come sapete. Eccoci qua alle qualifiche, ascoltiamo la magica segreteria telefonica. Ciao, ciao, come stai? Questi sono gli obiettivi per le prossime qualifiche. A vedere, Bari, cioè settesimo, vi si pretende un po' di più, anche se effettivamente a livello di potenza la scuderia nostra è migliore di altre due. Vabbè, Bottas e Verlaine, insomma, cioè settesimo, però non è così semplice, perché come sapete le qualifiche, gara o bene o male, cioè o strabene o stramale, qualifiche non mi riesce a fare strabene, nemmeno ogni tanto. Allora, niente, si può fare proprio niente, niente. Andiamo alle qualifiche. Benvenuti, è sabato pomeriggio qui in Austria e stiamo per partire con le qualifiche. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Allora, guardiamo un po'. Assetto. Io direi di mettere, me la gioco, me la rischio, il 4. Intanto bonus all'ultramorbide e le supermorbide. Io mi sento di mettere il 4. Speriamo bene, perché vedo parecchi pezzi in cui la macchina va tirata. E meno curve rispetto ad altre piste. Allora, come sempre, i tempi. Io, ragazzi, mentre sta andando, io la cosa che ho detto, il discorso dell'assetto, è che dissi, spero di aver detto la cosa corretta. Se dovesse essere sbagliato e qualcuno ha voglia di commentare, mi farebbe piacere, magari mi dà qualche suggerimento su alcune cose. Via. Al 17esimo c'è da fare meno di 1.13.5, to vai. Così magari siamo sicuri. Vediamo un po'. Sì, ok. Vai, dai, giro veloce. Via, iniziamo il nostro giro. Dai, guardiamo un po' come andrà. Vai, male la prima 1. Lo faccio un altro perché non mi sono garbato per nulla. Sia per come sono arrivato che per come ho guidato. Vediamo un po'. Buono. Ma contento. Sperando che da qui alla fine non ci surpassino più. Torniamo al garage. Andiamo un po'. Sta a vedere. Allora, 17esima. Una mi posso superare. Basta. Vediamo. Posizione. Andiamo. Rischio. 16. Dai, manca un minutino. Bon, griglia di partenza è pronta fatta. Per la gara di domani. Yes, vai con l'obiettivo. Anche se vabbè, Bottas sempre avanti. Bottas, l'unica speranza che abbiamo di poterlo battere è forse, non dico qui, ma in generale, nella gara. Qualifiche la vedo molto molto bigia me cosa. Ok, va bene, tanto non ce la facciamo. Con punti, risorse per poter fare qualcosa. Aspettative, siamo tornati regola sul viola. Però ascoltiamo se qui tiriamo, controlliamo. Ascoltiamo Ehi, l'obiettivo, guardiamo se c'è da fare. Volevo un po' di avere solite osi. 17esimo Bottas e Verlaine sconfitto, strano. Dicevo, fate vedere le aspettative come sono ora, se sono un po' nelle salite. Yes, siamo nel viola, buono. Ragazzi, andiamo alla gara e speriamo bene. Che grande ambientazione per una gara. Ovviamente siamo tra le montagne della Stiria, splendida cornice di tantissime gare della storia di questo Gran Premio. Ricordiamo anche alcuni episodi controversi, come nel 2002, ma anche momenti di grande felicità, come la storica vittoria di Niki Lauda in casa nel 1984. Allora, guardiamo subito la strategia, mamma mia che tempo di merda. Supermorbide e ultramorbide, ok, all'undicesimo giro. Va bene, dai. Secondo me può andare bene. Mi preoccupa il tempo, mi preoccupa. Spero che se debba succedere qualcosa, succeda entro questi ultimi 11 giri. Così che magari si può fare dei cambi sulle bombe. Intanto si magari campione, eh. Buona la partenza, occhio di subito. Ok.
del mare. Mi schianto il dolore. Ah, io qualcuno è andato fuori, scolpa mia, ma chi se ne frega. Oh, ogni gara c'ha la safety car, ragazzi. È il colmo. Stavolta però direi che colpa mia. Vabbè, non l'ho fatto apposta. Ma davvero non l'ho fatto apposta. Se riuscisse a farlo apposta lo farei più spesso. Vai, via. Torna alla velocità di corsa. Da lì ho sfruttato il moment. Ma dove va? Dove va? Ma dove va? Occhio quando si rientra! Occhio! Boh, meno male, vai. Alla fine ci sta il nostro caro amico Bottas dietro. Bene così. Oh, io devo sorpassare due. Ragazzi, c'è qualcosa che non va in questa mano. È troppo veloce, no, davvero, perché mi scherzi. Io vi giuro che sto giocando sempre a modalità difficile, cioè neanche mai combattere qualcosa. No, guarda cosa ho fatto! Scusami Richard, non volevo! Cioè, non datti una botta così. E meno male non ho preso disqualifica nulla e non mi sei nemmeno danneggiato niente. Oddio, dove va? Dove va? Dove va? Che guarda così a destra lì. Ah, mi superano. Ah, mi superano. Vai di DRS. Dai, dai, che forse si riprende. Sì, sì, alla grande. Beh, c'è un passone, penso aver fatto. Eh sì. Vai, voi laggiù, datevi noia, vai. Che fra l'altro siete di Ferrari. Bravi così, vai, datevi noia. Io intanto se nel caso non approfitto. Andiamo un po' più dietro. Si tenta sempre in caso il sorpasso dopo. Certo, dire tento il sorpasso sulle Ferrari con la mano è bimbi surreale. Vado di DRS, vado di DRS, via. Va, ma come va? Occhio via, non facciamo cazzare. Va bene, ok, rimaniamo secondi, sai, accontentiamoci. Mamma mia, si odio. Stavolta potrei anche rischiare di arrivare a primo. Ai, qualche una ti c'ho tutte le volte sul passo, sì. Oh no! E vai che siamo primi! Incredibilmente! Senza pit stop, soprattutto! È passato un giro e siamo sempre primi! E si è fatto anche il giro veloce! Andiamo ai box! E montiamo l'ultramorbide! Sperando chiaramente che il tempo tenga, perché sennò probabilmente rischia di rovinarmi la gara. Vai, 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 vai. Siamo sempre primi. Alla grande. C'è sta Sainz. Che bene, se mi supera in realtà fa lui dal ritorno ai box. Vale. Vai. Sainz è dentro ai box. Vabbè, noi l'abbiamo già superato. Ora c'è Hamilton. Yeah. Comunque, ora io non so se è una cosa che noto io, che magari non c'è nemmeno, insomma resta di fatto che ve lo giuro con l'ultramorbide, cioè almeno così tanto non mi era mai capitato, forse anche la pista, cioè sento veramente che c'è un altro tipo di aderenza e ho anche un altro tipo di controllo, non in maniera eclatante, soprattutto rispetto a alle rosse, via, però c'è differenza. Bene. Cioè la macchina vola, con rispetto anche a prima. Boy, ma quanto vola? Un altro giro veloce. Puoi accendere il tempo. Ma io il Raikkonen fuori una gara.
Vediamo se ho fatto un altro giro veloce. Boia. Ah, che curvaccio. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Ma vai. Iniziamo l'ultimo giro, ragazzi. Siamo in testa. Giornata, la giornata si è anche schiarita. E andiamo a vincere questa gara. E andiamo di... Boh, ragazzi, secondo e primo di... Con la Manor. Boia di... Giri veloci su giri... Ah, io che cazzo è? Vabbè, io non lo conosco, sinceramente non conosco il team della mano e non so nemmeno se tantomeno è fatto in maniera adeguata, cioè è un a caso proprio lui. Comunque, ragazzi, con la mano andiamo a vincere. Si va a vincere col giro veloce, tra l'altro, che è importante. E andiamo, vediamoci questo momento. Bottas, fra l'altro, deve arrivare. Boh, lo vorrei sapere. E vedo i nostri piloti uscire ora. È stata una prova incredibile. Eccomi lì, ancora una volta sul podio. E andiamo, di Bome, come son brutto. Col 50. E andiamo, di No, devi ringraziare a me, altro che. Bene, di Bome, son contento, di Questo è una sorta di non lo so, di dimostrazione nei confronti tutti quelli che ci hanno andato per buona una serie. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica. Vediamo un po' la classifica. Siamo settimi, si riapre la corsa per il titolo. Dopo una gara difficile per il primo classificato, Luca Filippi. Anche troppo, secondo te chi è il pilota del giorno? Di buono, volevo sentire chi era il pilota del giorno. Volevo che si diceva, non dio il mio nome, però un qualcosa su di noi. Dio buono, 27-30. Al confronto di lui che c'ha 28-30. Super oltre le aspettative, via. Buono. Insomma, a regola, ricerca e sviluppo nulla, non si può fare niente. Vabbè, c'è l'efficienza carburante, ma come sapete prima voglio, se nel caso del peso telaio. Niente, andiamo al prossimo weekend e poi arriviamo alle conclusioni. Vi faccio vedere per correttezza che comunque la difficoltà è sempre difficile. Magari una dice è cambiato, ma è sempre bella. Rimaniamo così per un altro po'. Poi eventualmente, se magari le cose si mettono troppo bene, come già dissi qualche volta che cambiai, eventualmente riproveremo a cambiare. Per ora non me la sento, per ora sto bene così. E niente, insomma, arriviamo alle conclusioni. Guardiamo che gran premio c'è, perché sinceramente il calendario io non me lo ricordo. Scusatemi, se nel caso, se mi ha dato noia. Ok, si va in Inghilterra. Silverstone, anche questa è una bella gara, eh? Vi dirò prima di concludere. È una gara che, come dissi, se non sbaglio, già per quanto riguarda Catalogna, a volte mi riesce, a volte no. A volte faccio tra virgolette il fenomeno, a volte faccio senza virgolette lo schifo. Insomma, niente, vi arriviamo alle conclusioni. Allora, è stato un bel video, eh? Per essere onesti, stavolta è stato un bel video. Allora, in primis, come sempre, vi ringrazio per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, che stavolta ci vuole. Condividetelo. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti questi video qua inerenti a Formula 1 2016. Via, detto questo, vi aspetto al prossimo video, anzi al prossimo Gran Premio. Beh, ciao!